domanda che ho fatto prima a Sandro, cioè che purtroppo stiamo raccontando la stessa storia e questa squadra è encomiabile, puoi fare tutte e due la domanda, che li ammiriamo molto, siamo orgogliosi di loro, però si arriva alla fine sempre corti. Football, you see that every Sunday is the same, that the fan, the people is happy for how you play, that, but we have no wins. Loro pensano che perdiamo solo perché siamo poco lucidi, oppure ci sono... You think that we lose only because we are too tired and so not so much smart at the end of the game, or there are also other reasons? No, I think first we're a young team. And it's a learning process for this team early in the season. La cosa che penso è che siamo giovani e quindi l'inizio della stagione serve soltanto per progredire, poi una squadra di questo tipo. And me as a veteran, I have to do a better job at making better decisions at the end of the game to help us try to propel us to win. Lui si sente responsabile perché lui è un veterano e deve fare un lavoro migliore nel finale di partita e fare le cose giuste, le letture giuste per arrivare alla vittoria. Yeah, I mean it's always the same for us. We play 30 to 35 minutes and then somewhere in the game, 5-10 minutes, we just lose focus. And we don't get it done, and that always kills us. You know, they started the game off with a 12-point lead, and then at the end, made some stupid mistakes, turnovers, and in the end, that's not going to win games for us. Sì, anche secondo Mark, purtroppo è sempre la stessa domenica, dove giochiamo una partita per vincere per 35 minuti, e poi negli ultimi 5 minuti, a causa delle troppe palle perse, lasciamo lì due punti. E oltre a questo, ci c'è anche un inizio ad handicap con 12 punti da recuperare, che anche questa è una cosa che si è ripetuta e sulla quale dobbiamo migliorare, approcciare meglio le partite e giocare soprattutto con meno palle perse negli ultimi minuti della partita. Comunque hanno cominciato a bilanciare bene il gioco nelle prime per esempio ad Avellino abbiamo vinto tirando benissimo da tre punti, invece questa squadra adesso fa progressi, serve la palla sotto, mette in ritmo i lunghi, insomma. You see that we are improving our style of play. We won at Avellino with a big three-point shot and now our offense is more balanced and our team is improving about this. You know, well, I mean, for order for a team to win in this league, you have to have balance first on offense. But we have to do a better job as far as playing defense when we need it, like in the fourth quarters. I don't think offense is really pretty much of a problem for us, but we just have to get better as a young team to defend the basket a little better. Sicuramente in questo campionato per vincere le partite bisogna giocare con un attacco bilanciato, come dici te, come siamo riusciti a fare. Però secondo Alvin non abbiamo grandi problemi di attacco per la nostra squadra. Quello che dobbiamo fare è migliorare la nostra difesa e giocare una migliore difesa soprattutto nel quarto quarto. And also for us, when our offense is going good, that feeds us on the defensive end. And so when we turn the ball over in the last 5 minutes, you know, we're all kind of down. And that affects us on the defensive end. So in order for us to be, you know, fully into it on the defensive end, we need to make good decisions on the offensive end and help everyone stay balanced and scoring and playing well. Secondo Mark, la nostra difesa funziona meglio quando il nostro attacco funziona. E negli ultimi 5 minuti le palle perse, secondo lui, ci hanno ucciso perché ci hanno tolto il bilanciamento, l'energia per difendere per fare una buona difesa. Quindi i due aspetti dell'attacco e della difesa sono bilanciati e quando attacchiamo meglio sicuramente difendiamo anche meglio e viceversa. Abbiamo una partita molto difficile a Pistoia contro una squadra che lotta per il nostro obiettivo. Quanto sarà importante tenere a forza interiore insomma, questa settimana? Next Sunday we play at Pistoia, very tough game against a rival for our goal. And how much is important for you to be strong mentally during the week? Well, during the week is a preparation for the game. and when you're going into a game like this, where you know both teams are fighting to stay in the league, it's almost like a, you know, it's a championship game almost in a sense. So we have to stay concentrated and, you know, just try to play together and play defense. And then we'll see what happens at the end of the game. La settimana è soltanto preparazione, e poi la concentrazione serve la domenica perché sappiamo che
è come una finale di campionato, perché si gioca contro una squadra che ha lo stesso nostro obiettivo, che è quello di rimanere in Serie A. Quindi domenica avremo bisogno della massima concentrazione e della massima determinazione nel giocare insieme, stare dentro la partita e per portarla a casa alla fine. It's going to be a battle next Sunday. We know them. We played them the first time already, and we got something to prove because we don't want to be at the bottom of the league. We want to be working our way up and getting this win next week. And it starts in practice, playing hard and preparing, and then it just comes down to making plays on Sunday. Inizieremo in settimana a lavorare duro e a prepararci per la partita di domenica. Li conosciamo, in precampionato contro di loro è andata male, ma siamo migliorati e vogliamo fare sicuramente meglio, perché il nostro desiderio non è quello di rimanere nel fondo della classifica, ma di risalirla al più presto, e vogliamo che domenica prossima sia una domenica migliore e essere sorridenti.